tele due ruti. Quest'uomo che cammina è Aurelio Picca, uno scrittore straordinario del quale io, verso il quale nutro da decenni un'ammirazione assoluta. Il suo talento è il talento dell'emozione, del cuore. Riesce a restituire un mondo semplicemente descrivendo gli oggetti in cima a un televisore, piccole cose di un quotidiano straziato. E adesso siamo a Roma, diciamolo, cerchiamo di mostrare, ci ospita un amico in questo momento. Laggiù forse la vedete, la cupola di San Pietro, il palazzaccio, il Duomino di Milano, Mao Zedong. Adesso gli dobbiamo un libro che è un'opera matura, per ragioni anagrafiche innanzitutto. Arsenale di Roma distrutta. Aurelio Picca, ecco. E in Audi stile libero Big. E Aurelio, questo romanzo che in qualche modo, diciamo, ti incorona scrittore ufficiale, nel senso che nessuno può più dire Picca. Ma semmai mi mancava una corona, semmai mi mancava una corona, no? Cosa custodisce questo tuo romanzo straordinario? Ma sono i miei romanzi del corpo, la mia autobiografia devastata, che era anche l'autobiografia devastata, come parlasti tu tanti anni fa, di Tutte Stelle. In questo caso Tutte Stelle è un tuo romanzo, sì, straordinario, del 98, no? Che doveva forse essere intitolato appunto Romanzo Italiano, che chiamavo Tutte Stelle come un quadro di Schifano, che è proprio l'anno nel quale morì Schifano. Ebbene, è una il mio corpo lo metto a servizio poi del luogo, dell'Italia una volta, e questa volta di Roma. Mi sono strappato una parte di corpo e l'ho chiamata Roma, oppure Roma mi si è trapiantata nel corpo, perché io scambio così le cose, ecco. Poi gli do lo stile, che è il mio stile che è la lingua italiana, per fortuna, ecco. E quindi l'arsenale, io ho sempre questa immagine dell'arsenale, di luogo non più militare, ma una grande grotta, un grande deposito di bellezza, ma di infamia, di magnificenza, di pezzi di oro, di pezzi di corpi, di pezzi di sessualità, di struggimento, di bellezza, di luce, ecco, sono lì deposti nell'arsenale, no, allora, un attimo, che è Roma. Qualcuno ha detto: Aurelio Picca ci restituisce il precipitato poetico assoluto di Roma. Sì. Ecco, questo precipitato, che è un termine chimico, cosa custodisce? Dacci qualche immagine. Ma custodisce intanto la Roma che io ho vissuto dal ventunesimo anno di età in poi, cioè una Roma livida, una Roma divisa in villaggi, quartieri che erano villaggi come i villaggi della Fondazione sulla foce del Tevere, il fiume etrusco di cui i romani si appropriano, ecco. E quindi una Roma di guerre fra quartieri, ma anche di amori, di ogni quartiere con la sua inflessione romanesca, perché il romanesco, la lingua romana non esiste, è Belli che l'ha inventata chiamandola romaccia, appunto. E poi a seguire questi ragazzini che crescono, e passiamo agli anni 70, che sono anni di atletismo e di mitologia sportiva. Dammi ma qualche anche manifesto, di mitologia. Qualche manifesto Monzon, che potrebbe Monzon, trovarsi in, una, Monzon, in un'ideale palestra di Monzon, questo tuo romanzo. Benvenuti. Chinaglia che alza il dito e fa anche un favore sotto la curva sud, e fa un favore ai romanisti, perché tra laziali e romanisti c'è un amore di pulsioni sessuali potentissimo a Roma, e si colloca come un eroe, un feroce avversario che i romanisti ancora rimpiangono, ecco. E poi i grandi criminali, che sono come i grandi artisti, cioè puntano all'assoluto, ecco. Quali? Ma è l'Audovino De Santis, i grandi rapinatori a mano armata, prima della banda della Magliana, gente che puntava appunto
o muori tu o muoio io, era una sfida continua, come quella degli artisti. Artisti e criminali sono la stessa cosa in quella Roma. Allora, diciamo però una cosa, che la forza tua è la forza della scrittura, dello stile, un distillato di parole non assimilabile a un qualsiasi romanzo criminale. No, non c'è nulla di questo, non c'è nessuna tentativo né noir, nulla di nulla, né della criminalità che è stata investigata dalla divisione. Tra l'altro io ho cercato anche di trovare dei luoghi di Roma mai trattati, dei luoghi nascosti. Dimmene due e poi chiudiamo perché la batteria sta per lasciarci. Ma certo, anche la pista ciclabile della Magliana, dove si vede Eure da Ponte Marconi, Piazza Bologna che è dimenticata l'ultima tomba del Verano, il Palaeure, Arsenale di Roma distrutta. Grazie ragazzi. E Inaudi stile libero. Grazie Aurelio. Grazie. Tele Durruti.